Poteva essere. Ok, adesso è arrivato il momento, prima di tutto, della serenata. Anna, ti devo fare la serenata. Va bene, Anna sente da lì la serenata. Ok, pronti? Oh! Anna! O sei un ananas, docile e delicata come un fiore di ananas. Chissà se esiste il fiore di ananas, non lo so. Ma talvolta rompi le palle, talvolta le rompo io. Ma non importa perché. Oh che amor, oh che amor, quanto amor, ananas. Ti è piaciuta questa? Grazie ananas, che bello. La mia melodia. No! No! Cieco! Cieco! No, è successo, ragazzi, è successo il peggio. Un drago nella ziggurat, è andato un drago nella ziggurat. Bold, questa cosa non me la dovevi fare mai. Cieco! Lion l'ho visto. Oh, però ho sentito un'ala, ho fatto, ma era troppo tardi lì. Era troppo tardi. Ho sentito. No, lì tolto, no, però era già troppo tardi. Allora, c'è un. No, il marchingegno che mi aveva fatto Anna. Guarda qui. Non ci credo. Il fungo più grande mai visto si è salvato, però. Quello è gigante, non può essere distrutto da un drago. Porca puttana. E qua andava detto. Dai, Bold! Susa, Dai, Bold! Bold, sei il peggio supremo. Del rapitore, sei l'illegale. Dai, nella ziggurat, Cico. Questa è una cosa terribile, è un disastro proprio che non si è mai visto. Questo è un cataclisma, cioè non l'ha distrutto tu. Meno male però... che tu avevi il comando. Ma sì, guardavelo male, un giorno su Cico, cinque. Sono caduti tutti i libri, quelli delle cacce al tesoro. Poi no! Puoi venire a aggiustare un po' almeno. Don Rivaldo, cercherò di aggiustare tutto. No, tutti quanti. Dai, che sono? Cosa brutta. Furioso! Sono ingazzato! Per questo fatto qua. Io entro dalla porta per cortesia, perché ancora si fa così. Però è andata male. Basta, spengo anche la cosa, mi sono arrabbiato. Note molto tristi oggi. Dai, la ziggurat, no! Fateli quando siamo a casa di Alex. Zoe è brava, Zoe mette Ravager. Zoe, grazie, questo Ravager mi consola un pochino, ma non tanto, perché, cioè, ti devo dire, lo ziggurat ci contava molto, era bello. Adesso non è più bello. Risorgerà, risorgerà. Metti delle casse, magari. Lo sto facendo, guarda quanta cosa c'è. Porca di quella porca, però, Ma va a fa un bagno, adesso sono arrabbiatissimo, però, Cioè, questa cosa l'ho fatta arrabbiare. Arrabbiata, quanto pare. Vabbè, sì. Comunque, mi sono distratto anche adesso, perché ero lì che stavo ragionando. Stavo dicendo del fatto che c'è il rapitore online e l'ho visto. L'ho visto anch'io. C'è anche Alex di già. C'è Cold e un sacco di gente. Adesso, piano piano, siamo ancora in just chatting. Quindi ho rimesso me stesso full screen, che sono molto bello. E adesso, tra un secondo, andiamo di nuovo in Minecraft. Prima volevo dirvi, insomma, ragazzi, allora, prima di tutto, Anna è a 999.999 iscritti. No, non è vero. 999.000 sì, però. Quindi abbiamo bisogno di altri 1.000 iscritti per farlo arrivare al milione di iscritti. Entro oggi, per forza. Entro oggi, cioè, che è il suo stasera. Compleanno, ci siamo riusciti, ragazzi. Ma ce la facciamo, sono convintissimo che ce la facciamo. Però siamo riusciti, anzi, mi tengo il canale di Anna, che vi ricordo si chiama Angolino di Spina, su YouTube, naturalmente. Così, sono sicuro, beh, sta proprio a 999.000. Quindi Anna, ma dovremmo fare il coso in live, Cos'è il coso in live? Come si... ma non si può fare più, mi sa. Cosa? YouTube live subscriber count, quella roba là, capito? Real time. Perché no? Mi sa che non si poteva più, perché non aggiorna esiste. Più. Aspetta. Guarda che non esiste più, perché ora gli iscritti non si aggiornano più in tempo reale. Ma qualcosa l'avevo visto che funzionava così, però. No, non so. Aspetta.
Eh no, perché ti dice 999.000, però non ti dice mai quando arriva al milione, capito? Ti dice 999.000. E allora niente, dispiace. Niente, vabbè, io me lo tengo comunque di fianco, così posso sapere. Attenzione. Ok, ho aggiustato quasi tutto, cioè aggiustato il modo di dire, ho salvato le cose. Grazie, Cico. No, non va bene qua. No, non va bene. Allora, questo qui è il canale di Anna, intanto l'ho messo qua. Ogni tanto eventualmente andiamo a vedere. Adesso però cambia, metto Minecraft come gioco, che oggi abbiamo fatto un pasticcione, va bene. Tra l'altro eravamo in GTA. Anna! No, io avevo parlato, erano già stati. Era in GTA. Giuro. Ti giuro, ti giuro. Ma era in GTA, però. Sì, ieri sera. Era in GTA. Ma anche voi chat, scusate, ma non vi accorgete? Cioè, ora non è che voglio prendermela con voi, però uno che si dimentica una volta, certo che non può fare affidamento proprio su nessuno, Non è arrivata ancora un milione, aspetta. Oh! Anna! Cosa? Sei arrivata al milione! Ma che schifo! Guardate, un milione c'è scritto, Sei arrivata alle 19:16 minuti e 40 secondi, un bel applauso! Applauso! Complimenti, oh, complimenti! Grande festa, sì! Yuhu! Evviva! Okay. Doppia festa! No, cosa doppia festa? Ci ha rotto la ziggurat. Bold, e non giusto, c'è tanto da festeggiare. Però c'è il rapitore, magari è la volta buona che lo incontriamo. Quindi rimango un po' fiducioso per il futuro, ok? Però non tanto, perché mi si è rotta la ziggurat e la cosa non mi piace per niente. Tuttavia, adesso spostiamo qualche altro amico, perché tu mi hai rotto le palle, non mi piaci più. Oh, scusa. Ah, Alex Naus, tu mi stai simpatico adesso, abbastanza comunque. Perché? Che è strano, scusa. Non lo so, forse sì. Sì, effettivamente è vero, è strano. Vabbè, oggi mi stai simpatico. Perché oggi mi stai simpatico? Perché dovrai ricostruire la ziggurat. Lo stavo facendo. Ah, grazie. È successo il peggio. Devi anche ricostruire questo sistema di armature che mi aveva fatto Anna, che è mezzo rotto. Quello non sono capace, però. Imparerò e lo farò per te. No, ha detto Anna che lo rifarò. Anna! Alex fa le congratulazioni. Alex, stai zitto che oggi ti eri dimenticato di farle gli auguri e Anna si è offesa. Gravissimo! Non è colpa mia, lo sa Anna che no, io mi dimentico. No, Anna non sa proprio niente. Anna comprende. Anna ha messo una croce sopra il tuo nome. Quando morirai niente, non verrà al funerale. Ti ha segnato Anna pure nel suo libro nero. Che nel c'è una libro che nero Anna di Anna. Guardate la cena. Il libro nero di Anna è gravissimo. Guarda un po'. Sushi di compleanno di Anna per la no, sì, compleanno. Ma sono le caldeline? No, è il sushi, che schifo. Che ne so. Ah. Proprio di compleanno. Sushi, appena lo mangi senti compleanno, proprio la canzone del compleanno. Buon compleanno. Sì, sì, buon compleanno. Tomasti. Oh, dopo gliela catanza, cantiamo, ad Anna. È per forza, certo, ovviamente. No, ma no, ma bravo. Sì, ma Cico, non hai lasciato i 5 secondi così, Allora io sono a 5. Questo ho lasciato 4, 3? No. No. Mario, bisogna farlo spawnare di nuovo davanti a casa tua. Ma veramente? Sì. È quello ma che è giusto, è giusto. Ha fatto cadere delle cose, c'è un libro magico che non voglio toccare. E infatti, gravissimo, si rompe. Era preziosissimo quello lì, dovevo parlarne. Qua. Aspetta, lo prendo, sennò c'ho paura. Non lo apro però, lo tengo in mano e basta. Anzi, okay, neanche lo tengo in mano. Allora, Cico, dobbiamo farlo, sei pronto? Altri 3 secondi. 3 secondi, 3 secondi. 1 Sta fermo. 2 E 3, basta. Toglilo. Dai, anche 4. Toglilo. 6 7 Dai, dai, sei solo sculato che gira. Toglilo. Basta. Era un blocco. L'aveva puntata. Sì. Puntata proprio. Voleva proprio fare strike in casa tua, mamma mia. Ma io ho 10 secondi, mi sono fatto perdonare. Ciao Anna, buona. Aspetta, 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 c'è anche stregato. Ah, stregato, ciao. Buonasera, auguri Anna, anche se non mi sente. Perché non ti sente qua? Perché? Ci sei, ciao. Cico, devi ricostruirti sta collina però, che era bellina. Ah, ecco, perfetto. Allora, cantiamo quindi. C'è anche Cold, aspettate, anche lui magari vuole cantare. Ok, ciao Cold. Ciao, auguri Anna. Ok, grazie. Allora, cantiamo la canzone del compleanno, siete pronti? Tutti pronti. Buon compleanno. E tanti auguri come no a te, no. Ma no, anche, anche buon compleanno a te, no? Oh, senti, non rompere le palle. Buon compleanno a te. Buon compleanno a te. Tanti auguri. Cambiamo, cambiamo. Felici tanti auguri a te.
Che schifo. Grazie. Sembrava un po' una marcia. Oh, Gold sta spammando un ravager. Aspetta, c'eravate tutti che facevate tipo buon. E poi c'era Gold che faceva buon. Ci sono 5 ravager che mi stanno entrando nel sedere. Comunque, non vorrei. Anche 6. Oh! Dai, era ieri che dovevo morire. Basta. Che è attentato. Quanti ce ne stanno? No, chi ha ammazzato un sub? Ma tutti i Gold li ha messi. È stato stress sicuro. L'ha no, visto. Gli ha frecciati la faccia. Alex, ho visto. No, no. Se, da, allora, Alex, no. Prima di tutto, anzi, dammi il libro. No, 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 aspetta, no. Aspetta, fermo. Io sono arrivata da ancora! Sola. Ma non ho salutato nessuno, non ho detto niente. Anna, però non è che puoi essere protagonista di tutta la sera, abbi pazienza. Qua abbiamo cose. Tu lo sai che c'è. No, basta, ma non è ma cos'è sto attentato? Ma festa. Ragazzi, ma cos'è? Cambiata di nuovo la data sulla tomba? Non si vede più perché il cartello è stato levato. Beh, magari porta. Basta! Bold, stai spammando! Siamo morti tutti! Bold, tieni un po' di soldi per la pensione! Aiuto! Basta! Dai, no, Lion, no. Quanti ce ne hai, Lion? No, no, dai, raga, non finiscono più, non finiscono più. No, no, è infinito, ma l'importante è questo. Oh, che male. No, un altro Lion, sopravvivi, dai. Basta, please, basta, perché questo ce l'ha con me. Oh, grazie della spinta. Dai, io ogni tanto ci caccio una freccia cold pure, già tanto per non sbagliare. Niente, fa niente. Ok, sono finiti adesso, possiamo passare. Anna, che cosa volevi dire? Oh, innanzitutto volevo salutare la chat. Buonasera, tortine di compleanno. E numero 2, grazie che mi avete fatto arrivare a 1 milione. Siete tutti carinissimi. Prego. No, tu no. No, come no? Tu no. Niente. Tu no. A te no. Non c'è i materiali per accomodare la zigola. Tu dovrà rimanere così per tutta la live. Ma no, questa è minaccia. Gravissimo. Per forza, non c'hai materiali. C'ho colpa io. No, raga, ma oggi non si gioca. Oggi, oggi si ammazzano Ravager. Ma scatenato proprio. Vai, cambiamo il titolo. I Ravager l'hanno conquistato la nostra. Ma non possiamo. No, no, basta. No, non ce la faccio più. Allontati dalla zigola. Basta. Adesso ci muoio volontariamente con questi cosi. No, guarda. No, io no. Ma Alex continua a prendere me. No, poi. No, ragazzi, io vi giuro, se ne appaiono altri svengo. Proprio così, eh. Dai, non svenire, dai. Svengo, ve lo giuro, se ne appaiono altri due. Svengo, altri due non svengo. Non svenire. Ok. Allora. Anna, c'è una brutta notizia. Ok, ne uno, ne uno, ne uno. Aspetta, se ne appare un altro svengo, Sono rinvenuto. Se ne appaiono altri due, svengo di nuovo. Uno. No, ce n'è un altro. Ne uno. Sto morendo di nuovo. Dai, dai, un altro. No, ce n'è un altro. A volte ne ho messi 60, rega. Guarda dietro. No, la fine. No, io sto per piangere. Anna mi ha rinvenuto. No, basta, però. Bold, grazie, però. Okay. Basta. Sono finiti. Non urliamolo perché non si sa. Ok, allora. Siamo vivi? Siamo sono successe tutti. Troppe cose. Vedi, ste live non si capisce niente. Come fate a guardarle? Non si capisce niente. Niente, sono un po' agitato. Comunque allora, è una brutta notizia, te l'altra. La posso dire? Sì, ho guardato il mio replay supremo. Prima sono passato di lì e la tomba mi sa che vuoi sapere la notizia? Era cambiata, era il 30/04/2021. C'era la data di oggi. Te lo giuro. Che palle, ma posso vivere io pure? Mi pare alle 20 come l'altra volta. Quando che, mai? Ma davvero? Guarda, l'unica cosa che mi consola è che ho salvato il fugo enorme mai visto prima, perché ci tenevo a quello. È distruttibile. Cold, prendi la mia merla, su. Ecco qua, via, aspirapolvere proprio. E poi, prima di passare al rapitore, che tra l'altro tuttora è un... Allora, prima di tutto, voglio sapere, possiamo andare a discutere di questa cosa prima di ogni altra cosa? Perché mi sembra urgente. Poi c'è anche un regalo per Anna, che poi andiamo, però prima io direi andiamo al municipio, sì. Prima andiamo al municipio perché sta cosa, cioè, cacchio, raga, questo rapitore gli stiamo facendo la corte da mesi. Cioè, letteralmente mesi che lui vuole, dice, fa le cose, chi sei, ma chi non sei. Ma io andrei di andare direttamente nella casa della guerra, perché qua è guerra. No, no, andiamo al municipio, ne parliamo lì, perché giustamente bisogna venire un po' al... Facciamo un piano d'attacco, adesso che c'è, capito? Possiamo attaccarlo proprio oggi. Allora, state buoni, venite qua, dunque. Ma sedetevi. Ci ascolta poi. Esatto. Dunque, vi leggo il libercolo. Libercolo firmato e scritto. È il primo libro firmato che ci capita tra le mani. By Rapitore VGF. Quindi ha deciso di rivelarsi in qualche maniera. Cioè di rivelare il suo nome, se non altro. Devo mangiare prima, parla Alex.
Ok, Alessia sta mangiando, io posso parlare e prendere la parola e vorrei riportare i danni della Zigura, sono tanti danni. Stiamo parlando di altro, testa di cavolo. Ma di sì, la Zigura è ancora quella. La Zigura è tutta scocciata, va bene. Parlo di quello che stavo parlando! Stavo parlando del rapitore, il rapitore è una cosa persona orribile, possiamo pensare di non cagarlo più. Ma questo è deficiente, raga, ma io allora, non la parlo. Basta, parlo io. Allora, oggi bisogna fare un dammi piano tutto, d'attacco. Dammi tutto, serio. Tutto, tutto. No, butta, non c'ho tutto, niente, tutto, tutto. C'ho i materiali per la Zigura. Dai, ma lo stai diventando nudo. Tutto. E niente è successo anche oggi. Cioè, ma io non ho parole, così. Guarda. È colpa sua alla fine, mica no. Ma direi le cose, però, le posso riavere se faccio il bravo? Ma non ti lo so, guarda. Ti solo il fuoco, sinceramente, però. Dai zitto tu, che diamo fuoco anche alle cose tue. Dai zitto, che vuoi. Muore. Infatti, state opla. Buoni, ha fatto opla, Ma scusate, ma non manca un deficiente al ma gruppo? Opla dov'è oggi? Dov'è opla? Chiamalo un po', sono ha deficiente. Ma gli faccio opla al telefono, vuoi vedere che fine fa? Aspetta. Opla, le palle. Allora, dicevamo. Ma chi è? Cioè, Alex, comunque fai veramente cagare, eh. Ma scusa, ma tu quando guardi un film non capisci un cazzo dall'inizio alla fine, immagino. Certo, infatti guardo i film quelli che non si capiscono niente per capire qualcosa. Sì, ma non è che ci sono film dove non si capisce niente, sei tu che non ci capisci niente, sono fatti apposta no, per te. No, alcuni fanno anche che non si capiscono niente. Ma stai zitto. Comunque mi sa che stasera Opla non c'è. Ma come fatto, non c'è Opla? Mi ha fatto Opla al telefono, mi ha fatto Opla al telefono. Ma come t'ha fatto Opla al telefono? Ma l'ha attaccato. Ma aveva detto proprio che non c'era. Ma scusa, ma mi esatto, ma neanche a me ha detto che non c'era, io non mi ricordo che non c'era Opla. Richiamalo di nuovo. Richiamalo di nuovo. Ma lo chiama Stecca. Sì, quando mai Opla adesso decide che non ci è così. A Opla, Opla. Vabbè, stavamo dicendo. Ma no, 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 no. Strecico, grazie. Però va bene, basta. Basta, Ravager, che sennò qua non andiamo avanti più. Allora, stavo dicendo. Leggiamo il libro prima di ogni altra cosa, perché sto già leggendo che cosa state scrivendo in chat e mi permetto di dissentire. Vi faccio vedere che cosa abbiamo qua dentro. Ascoltami bene. Se riuscirai a trovarmi, non farò resistenza. Ma sentimi bene. Se sentirò dalla live che vuoi ti parti, quindi teletrasportarti, come state dicendo voi, TPTP, uscirò subito e non avrai nessuna informazione da me. E soprattutto non mi farò catturare. Ok? Ma è ovvio, era ovvio, anche perché se è qui lo sa cosa stiamo dicendo. È astuto questo, non si mai a fregare così, ecco qua. Spero che tu abbia capito bene. Ti dico dove sono, trovami e parliamo. Mi sono nascosto per tutto questo tempo nel chunk. Qui il chunk sarebbe tutto quanto da sopra sotto di un'area. Di una delle vostre case, ma è piccolo un chunk. Se non ricordo male è 16x16, sì. Non ti dico quale, ma ci arriverai, sono sicuro. Ok, quindi ricapitoliamo. Sentimi bene, se sentirò dalla live che vuoi ti parti, uscirò subito e non avrai nessuna informazione da me. Quindi tecnicamente possiamo trovarlo a piedi, no? Quello sì, ecco. In una delle nostre case, le case sono tutte qua vicine. Però vuol dire una cosa, che non è tra di noi. Esatto, potrebbe volere dire che lui è tra di noi. O meglio. No, inteso, non è in questa stanza, diciamo. Non è, ovviamente sì, non è in questa stanza, perché altrimenti non avrebbe detto sentirò dalla live. E... che c'è? Scusate, ma... cioè, se dimmi, fai 2 più 2, no? Piadina non c'è. Piadina. E c'è il rapitore. Ma vero? No, cioè, guarda che Piadina sa un trick per non apparire nella live. Praticamente si mette d'incognito e se la guarda tutta così. E non è che ci vuole tanto, ma davvero? Non è che ci vuole tanto. Sì, sì. E poi non ti ha risposto. Scusa, com'è che non ti ha risposto? Oh, gli ho scritto su WhatsApp. Oh, vi giuro, ma lo skin mi ha visualizzato e non mi ha risposto. Ma ve lo giuro, eh. Cioè, allora, guarda, lo giuro. Ti immagini se esce il rapitore ed entra Piadina? Sarebbe... sarebbe epico, è praticamente una prova schiacciante della sua colpevolezza. Sarebbe la prova definitiva del fatto che è lui. Ma al 110% però, ma proprio al sicuro più sicuro che non ma si può. Ma lì processo instant, non c'è neanche indagini da fare. Ma neanche lì processo subito. Morte. Sì, in effetti è vero, basta mettersi totale offline. Cioè non è difficile, ma dai, ma non apparire in live. Ma non può essere però così stupido. Ma non è l'unico che manca in teoria. Però effettivamente, vabbè, allora aspettate, facciamo il suo gioco per un momento. Dunque lui dice che se lo troviamo si farà catturare. Dice di essere
nel chunk di una delle nostre case. Ora, chunk delle nostre case, quindi sono chunk della casa di Alex, è praticamente un chunk solo perché è piccoli, abbastanza piccolo. La mia casa è piccola, anche la tua è un 16x16 più o meno, eh. Anche la mia, forse la mia ne occupa due, però insomma più o meno siamo lì. Casa di Cico pure, casa di Anna è un chunk, casa di Stre pure un chunk, nostre case, casa di Tucco è due chunk. Sì, è molto piccola anche piccola la mia, anche la tua. Massimo due chunk, non tanto. Allora dobbiamo decidere quale delle case potrebbe essere più probabile. Basta, però è di ciao, quindi non è di Bold, è un buon segno? Sì, quale? Allora, io direi di fare un sondaggio a questo punto. Lui ha detto una delle vostre case, quindi immagino che sia una delle case dei presenti, di chi c'è oggi. In teoria, quindi, sì, a meno, cioè, comunque lui doveva immaginare che ci fossero quelle tot persone. Quindi io direi, mettiamo, facciamo un sondaggio su tutti i nostri nomi e chiediamo alla chat a chi vogliamo andare a cercare. Massimo 5. Ok, allora facciamo un primo sondaggio e mettiamo casa di Cico, casa di Alex e casa mia. E vediamo sotto la casa di chi dobbiamo. Che sono le prime più vicine. Esatto, sotto quale dobbiamo perlustrare per prima. Mentre che aspettiamo il sondaggio, io non vorrei essere impertinente o qualche cosa. Ma visto che ho rifatto lo stesso argomento, fai il male, steccalo. Che cos'è che vuoi tu, scusa? Non è che c'hai l'arco mio in più. Cioè, Eclipse terzo, perché terzo, lo sai perché terzo? No, Eclipse terzo, lo sai perché è terzo? Cioè, perché il primo è morto nella lava, il secondo uguale. Io ti ho dato mille cose, tutte le tue cose, tu hai il coraggio di chiedermi altro, ma sei serio? Solo l'arco terrei, cioè vorrei. Ho mandato il sondaggio, l'ho chiamato quale casa è la sospetta. Ah, è un'altra cosa, stanno dicendo in chat di premere F3 più G. Vedi chunk. Non è che si chiude il gioco, no? Provo io se vuoi. Esatto. Proviamo noi. No, ma F3 più T. Sì, funziona. F3 più G. Ah, ok. Ah, più G. Ok, allora mi sa di Grazie. Grazie. Allora, grazie mille, siete gentili. Dunque, la Ziggurat è... Aia, la Ziggurat occupa... Ne sono quattro. Porca miseria. La Ziggurat occupa quattro chunk belli pieni. Pure e mezzo, troppi, quattro sì, ciacche è un po'. È un 32x32 praticamente. Quindi questa è un po' grande. Ok, magari sarebbe meglio provare da una un po' più piccola prima, perché ragazzi la vedo difficile. Hanno altrimenti votato quella di Cico. Casa di Cico, sta ok, andiamo. Quella lì. Andiamo via via l'esplosione. No, per favore, sotto casa mia l'ha già fatta esplodere una volta. No, non voglio far esplodere niente io, infatti. A parte potrebbe essere anche in cielo. Ma che vogliamo fare esplodere le cose. Ma io non farei esplodere niente. Aspetta, ho una domanda che mi sa che hai già risposto, però sono troppo stupido. Ma questo qui è quello dei mattatoi o quello degli assassini? Questo qui è il quello degli assassini, il re. Quello perché, peggio. Allora, gli altri due, se ci pensi, paga lo schiavo, praticamente non si è più fatto vivo. Cioè, dopo aver confessato non ha fatto più niente. Poi invece l'altro dei rapitori era quello che costruiva mattatoi, e lui pure, da quando l'altro lo ha insultato, gli ha detto che le sue cose erano inutili, con la coda tra le gambe proprio, non abbiamo più visto mattatoi effettivamente. Quindi sembrerebbe proprio che lui si sia Lion ritirato. Comunque anche la casa di Cico sono due cianche. Vediamo. Né niente. Perché è lunga. Perché non è lunga. È stretta. Ma allora è anche lunga da cercare. No, è facile. Vabbè, però potrebbe essere semplicemente, cioè, che lui conta la zona della casa. No, ha scritto chunk. È preciso, allora, se no non avrebbe scritto. Guarda, se è una casa di casa, 16x16 è piccolina, eh. Partiamo da qui e scendiamo dal buco dentro casa tua. Anzi, ottimizziamo. Allora, dividiamoci in due squadre. Vai. Una che cerca, mi piace, mi piace. Comunque, Anna, grazie per aver evitato che io mi strozzassi dicendo solo vai. Perdonami, scusa, guarda, hai ragione. Allora, io adesso do fuoco a te, scusa, al tuo regalo e a tutte le cagate. No, per favore, dai. E mi disiscrivo dal tuo canale, così torni indietro a 999.000. Guarda, non so perché, ma ho la sensazione che domani saremo di nuovo a 900. No, dai, quello è un incubo, non può succedere. No, quello succede solo con i sub su Twitch. Mai. Ok, allora. Facciamo un'altra squadra piccola che possa andare. Che succede? Tu. Sì, io. Devi rientrare nelle mie grazie come guardia del corpo. Ieri piedino è stato scarso. È e Cico mi ha detto che io oggi sono di nuovo vittima e bersaglio. Faccio lo schifo. Allora appena entra piedina, faccio vedere chi è la vera bodyguard.
Ma guarda, piadina tutti. Probabilmente era l'assassino, altro che bodyguard. Infatti. Ah, però, okay, okay. Però vi devo far vedere una cosa anche. Venite un po', questa cosa qui me l'ha detta il mio boyfriend, meglio che non diciamo più, perché poi l'altra volta è andata a finire male. Me l'ha detta il mio boyfriend. Quindi, no, aspetta, perché l'ho detto? Ma l'hai detto comunque, ma chi è che te l'ha detto? Vabbè, non dico chi me l'ha detto, quello che me l'ha detto non dice niente. Okay, così accusare. Facciamo prima. Veni, dobbiamo andare al cimitero. Faccio vedere. Il cimitero qua, dietro, è dietro la casa di Chico. Ok, però intanto, intanto la squadra 2 inizierà la distruzione di, cioè, ma non ci siamo divisi in squadra. Inizierà non è diviso le squadre. Il sondaggio, esatto. Allora, la squadra 2 sarà composta da Strecatto. Va bene. E Alex. Evviva la squadra. Andiamo a scavare. Sì, ok, andate a scavare sotto casa di Strecatto, però, eh. Ah, ok, va bene. Vado. Distre, ma nel distre, sondaggio distre. Non c'era quella di Stre. Vabbè, questo è il mio sondaggio. Quali c'erano, Anna? Quella di Alex e quella tua. E la seconda, quale ha preso più voti, Alex? Mi pare Alex. Ok, allora andate sotto quella di Alex. Dov'è il andiamo cimitero? A scavare. È qui davanti, dietro il gabibbo. Dove sei? Nah, dove sei per... Eccolo, l'ho visto. Ok. Allora, questo friend mi ha detto che al cimitero c'è qualcosa che mi riguarda. Ora io non so cosa ci sia, però mi pare ovvio. Ma qui da Abra, mamma sa prima. Ecco, no, è qui sotto, è qui. Vedi, c'è un'altra tomba mia qua dentro. Guarda, ma un po'. Che stai scherzando? Ma quante tombe ci sono tu in giro? È ossessionato proprio. Ma infatti è fissato con te. No, sì. Attento! Cosa c'è adesso? È una palese trappola, è sottoterra. Ci sono anche io, ci sono anche io. E che vuol dire, scoppiate tutti allora? Cioè... Dimmi. Cosa ti devo dire? Bodyguardami bene. Sto bodyguardando, infatti ho visto che non c'è niente. Secondo me è bella sicura. No, bisogna scavare, secondo guarda, me. Guarda, io esco, resto qui che non voglio esplodere, scusate. Provo a dare una... c'è una cassetta, Cold. Occhio. Sono... No. Stai attento. Ci sono i pantaloni... Ci sono i miei vestiti da morto qua dentro. Oh no. Un'altra minaccia, basta. Come quelli di piadina. Quelli funebri? Sì, elmo funebre, tunica funebre, pantaloni funebri e scarpe funebri. Alla fine, quando mette quello, ovviamente ti ammazza. E l'altra volta non te l'ha messo. Piadina è morto quando ha ricevuto queste cose funebri. Quando sei morto? Ogni sei morto dentro. C'è anche un libercolo. Soggetto Lion. Data del decesso 30 aprile 2021. Causa della morte indefinita. Beh, almeno è indefinita la causa della morte. Così perché non ti vuoi spoilerare, che se non te l'aspetti. Cioè. Secondo me. Ma scusate, cioè, è anche strano il fatto che prima mi invita a incontrarci, poi mi vuole uccidere. Cioè, cosa vuole? Incontrarci per uccidermi? Non ho capito. Sarebbe... Sto iniziando a pensare sta cosa. Vabbè, rimetto a posto il libricino. È proprio un figliacco, davvero. Ok, vista questa cosa possiamo perché ci tenevo a farvela vedere, insomma. Perché poi magari sembra che io sono... tipo che mi... come si dice? Paranoico, ecco. Che sono paranoico perché mi sento sempre vittima. Però in realtà... qua c'è tutt'altro che essere paranoico. Perché porca miseria, ogni giorno ce n'è una. Tre giorni di fila, sei sempre tu il bersaglio. Ma perché io sono molto resistente. Cioè, avete visto, non sono morto, nonostante... Ma con 4 wither! Vabbè, lì era un po' impossibile. Sopravvive, però siamo arrivati tutti là, quindi... Sì, vabbè. Siete arrivati voi a salvarmi, infatti. Ma lui probabilmente... Morti, credo che in realtà sia Piadina che si è lasciato morire piuttosto facilmente, Dici che l'ha fatto apposta a non proteggermi? No, secondo me no, è solo scarso, sì, esatto. Scarso è scarso, però vabbè. Allora ragazzi, io direi di procedere in un modo abbastanza essenziale. Vai. Questo è un chunk, da qui fino a lì, ok? Ok, e l'altro dove parte però? Allora ci mettiamo, l'altro è oltre. Ci mettiamo in fila, uno a fianco all'altro a tipo, 5-6 blocchi di distanza. Qua ci sto dell'altro? No, troppo lontano, vieni qua, deficiente. Ok, qua. E poi mi serve un altro, però dove sono gli altri? Sta arrivando, sono a piedi, sta arrivando. Che voci? Alex. Ma sì, lo so voi, ma sei stupido, ma chi se ne frega? No, lo so, era per aggiornarti della situazione. Ma chi ti ha chiesto niente a te? Oh. Eccomi qua. Manca Cold pure. Ecco, mi sono arrivato anch'io. Che boncio che sei, però. No, sì. Allora, venite qua. Io mi metto qui e scavo. Poi, Cicco lì. Anna, okay, tu devi andare due blocchi più oltre il muro di là. Va bene. Ma dove sei? Scusa, stavo bannando la chat. Arrivo. Come stavi bannando? Non devi bannare nessuno. No, lascia stare. Non ti preoccupare. Vai, Voncia, Anna. Qui? No. Hai detto un paio di blocchi. Anna, allora ascolta. Bannare la chat è importante, ma è anche importante ascoltare quello che dico io. È più importante. Ok? Hai ragionissimo. Perché hai rotto le palle. Non è che per bannare uno che rompe le palle, devi rompere le palle a 5. Ho capito, saranno pure 20. Ma non è che devi rompere le palle a 60.000 persone per bannarne 10. Ok? Hai ragione. Che cacchio. Ragione.
E tu smettila di fare il boncio. Mannaggia, scusa. Niente, guarda cosa hai causato adesso. Guarda, no, sono morto, muoio. Ti sta bene. Sono con te, ecco, guarda. Vedi cosa succede? È morto. Porca miseria, guarda, lo sapevo io che succedeva. Che cosa? Mi hai stuzzato tu! Come non è vero. Accusare l'Aion? Ma che scritto in chat? Ma che scritto in chat? Io non ho letto. Neanche io. Nessuno ha letto nessuno. Qua si sta inventando un po' di roba. Allora, no, queste sono accuse pesanti, Modera i termini, ok? Prima che io dia fuoco ai tuoi poveri averi. E sbrigati. Oh. Muoviti! Zocopla! Ecco, non sono morto. Ottimo. Ok, allora, Anna, due blocchi oltre il muro, ho detto. Va bene, due blocchi oltre il muro, quindi io qua. E parla nel microfono, non in Guatemala. Poi Cipolli, io qui. Alex sta facendo cose vietate ai minori. Cold, tu due blocchi oltre nel muro di là. Ok, va bene. Ok, siete pronti? Al mio via iniziamo a scendere e scandagliamo il fondale. Pronti? Aspetta che c'è un maialino. Però i maialini così danno un po' fastidio, senza offesa. Ma dritto per dritto? Dritto verso sotto. 3, 2, 1, via, scavate. Non è una gara, non è una gara. Non è una gara, però c'è un maialino che ho dovuto uccidere. Sono ma uno. Ma mi hai dato il pezzo con l'acqua, porca miseria. Ma mo fa affogare. Sì, no, no, però. No, come? Due dai, maialini uccisi. Poverina. Mi sa che oggi vado a processo. Io. Vabbè. Sono pronto. Ho 5 qua. Ok, aspettate, ho trovato un cunicolo. Mi fermo un secondo. Ah. Anche Cico l'ha trovato. Anch'io l'ho trovato. Potrebbe essere qui? Beh, il rapitore è solito usare le caverne per fare le sue cose, Non andare oltre, non andare oltre, il cielo è questo qui. Esatto, proviamo a continuare a scendere, aspetta, dov'era il mio buco? Ognuno torni nel suo, qui, speriamo di trovarla presto. Questo è il mio, ok, vai, scaviamo. Attenti a segni di costruzione, quindi torce, blocchi di cobblestone, tutto questo, pietra, mattone, qualsiasi cosa che possa segnare il passaggio umano. A me sembra caverna. Tutto normale. Colda ha trovato, mi sa. C'è un'altra caverna, però non sembra nulla di artificiale in verità. Ok. Non dovete uscire da io attacca, sono arrivata alla bedrock, non c'è altro. Anche io sono arrivato alla bedrock, qui non siamo andati nella direzione giusta. Ok, proviamo a fare così. Allora, casa tua si estende leggermente verso di qua, giusto? Così. Sì, in teoria. Ma prima di tutto, ogni tanto controlliamo che il rapitore sia ancora online, perché se poi esce c'è già un figura di scemi. No, è online, guarda. È online, guarda, ok, perfetto. Ma cosa sta facendo? Allora, poi procediamo tutti quanti in direzione sud di un pochino, 10 blocchi così. Guarda. Niente? Intorno. Ma poi mi sa che lo vediamo, cioè il nome lo vediamo, non c'è qua. Beh, ma se no, sei shiftato, esatto. Potrebbe essere shiftato, è vero. Allora, infatti, tesoro. No. Ma io non aspetta, non risaliamo. Posso, c'è la bedrock. Risaliamo. Scaviamo di nuovo, sempre in stessa direzione, qualche blocco, giusto per assicurarci che non ci sia niente. Vai. Qualcosa? Io ho trovato niente. Cold? Nulla anch'io, proprio nulla. Niente di niente. No. Ok, proviamo a risalire ancora. Ma io mi auguro che Alex e Stre stiano facendo la stessa cosa. Cioè io vi aggiorno e assolutamente niente. Ma c'è stata una tattica simile alla nostra. Sono grossi. Sì, la mia casa è due chunk. Io ci siamo divisi. Stre su uno e io su un altro. Io sto facendo tutti i bordi dei chunk. Riproviamo a questa altezza. Dai, no, cioè, no, non può essere così difficile, Ma infatti sì. Ma cioè, siamo sicuri che è questa casa? No, ovviamente. Sono le case sbagliate. Vabbè, possono essere tutte le case nostre. Come facciamo? Allora, vabbè, ok. A questa altezza niente. Facciamo un ultimo check. Sempre a questa altezza così. E basta. E poi direi che casa tua non è, perché abbiamo controllato bene. Per una volta non è da me, da. Secondo me. Potremmo usare la. Usiamo lo strumento di strecatto, quello per guardare sottoterra. Quello potrebbe evitarci un sacco di distruzioni. Comunque io sto risalendo proprio perché mi si è rotto il piccone. Allora io ho finito. E casa tua, Cico, è pulita, Cioè, secondo me. Pulita. Secondo me è pulita. Non, anche secondo me, perché l'avremmo trovato, anche perché lui si vuole far trovare. Cioè, non può essere in mezzo a uno per uno. È impossibile, dai. Sì, non no. Non c'è un guanto di sfida se poi non è pronto a sfidare. Non ha senso. Ma poi ha anche scritto che. Mi sembra che c'era una cosa, mi sono nascosto per tutto questo tempo. Ora, per tutto questo tempo io penso che una casetta se la sia costruita. Cosa stai tutto il tempo in mezzo al nulla? Mi sembra un pochino strano, no? Sì. Anna, però magari dormita. Non sottoterra. Non lo so, no, Lion, io non lo so. No, no, non mi fare male. Porca miseria. E allora non secondo da dormire. Secondo me ci sta prendendo in giro un'altra volta. Ma no, ma è qui oggi, non può essere preso in giro. Sì, ma no, sono infatti fatto di andare sotto le Anna, case degli altri. Anna, sei pregata di ascoltare, perché non stai ascoltando niente. Non voglio, non mangio più.
Anna! Non mi fare del male, ti prego. Ho capito, però cacchio, tu prima non senti una parola, poi dopo te ne esci, continuando a parlare come se niente fosse, mi gira le palle, scusa, Hai ragione, oggi... scusa, e non mi fare male! No, no, oggi è la grande festa, non litighiamo, dai! Mi hai promesso anche un regalo, io non l'ho ancora visto, sto regalo, porca miseria! Senti, aiuto. Il tuo regalo c'è, però lo vedremo tra poco, è inutile che strilli e stai concentrata. Andiamo, forza, veloci. Oh, non posso fare il TP, perché, come ha scritto lui nel libro, se mi tipizzo... Uscirebbe subito! Vedete, sta scritto qui... Se sentirò dalla live che vuoi ti parti, uscirò subito e non avrai nessuna informazione da me e soprattutto non mi farò catturare. Se io facessi TP da lui, una cosa la otterrei, riuscirei a vederlo faccia a faccia praticamente per un istante. Ma cosa ci guadagni? Non entra più, non ci guadagni e chissà niente. Cosa fa poi per vendicarsi. Esatto, ma quello dai, cioè alla fine più che provare a uccidermi e cose di questo genere, sinceramente non ho paura di altro. Però non vorrei perdere questa occasione di vederlo. Magari boh, che ne so, riesco anche a capire chi è, da come si muove, non lo so. Toh, questo è il tuo regalo, non meriti più niente però. No, Anna, sto scherzando. Anna, dai, però vieni qui, dai, te lo do. Vieni qui, del regalo, dai. Dai, un giorno felice. Che palle, sì, però se ti distrai di nuovo ti brucio il regalo, Non è colpa mia. Sì, okay? Che è colpa tua, certo no, che è colpa tua. Non è colpa mia. E di chi è la mia. Colpa? Lasciamo stare, però non è colpa mia. È colpa tua. Oh, entra. Esatto, cremino. Ma non solo, non solo cremino. Infatti ti ho anche preparato dalle mie tasche una chest con le ricchezze, più ricchezze possibili. Ma stai scherzando? No, non mi dica cosa? Ti ho messo il tuo disco preferito, che è Melohi. Poi sì, poi ti ho messo tutte le mele d'oro per salvarti perché sei scarsa. Poi ti ho messo i diamanti che sono tanti, perché così... Quanti sono? Aspetta, vai a vedere. 64 più 60... No, non sono due stack. Sono uno stack più 26. Molti diamanti preziosi. Poi ti ho messo ben due totem dell'immortalità. Ben due. Oddio, oddio. Un lingottino di nederite, così ti puoi fare il piccone o l'arma. Poi dei fuochi d'artificio. Due teste di drago e due totem dell'immortalità. Ah, questi li ho già detti. E quattro Wither Rose. Grazie. E tu che non mi ascolti e sei stupida. Pensa un po'. Pensa un po'. Cremino se sta da, Cremino se sta scappando. Cremino è vaso. Cremino è vaso, ecco, Anna. È qua, brutto. È qua, dai, vai. Prendilo. Ok. Ok. Allora, noi altri invece per come non... Vai a prendere un lazzo. Aspetta, non ce l'ho. Un attimo. Vai la zigura. Lo chiudo un attimo, non offenderti perché sennò qui. No, chiudilo. Alex, reso conto di ciò che avete trovato non a casa di Stracato? Non abbiamo trovato niente. Solo c'è, sotto casa mia c'è, come si chiama? Il mattatoio. Esatto, okay. Bravo, dici il bene. E io ho preparato le cose per fare le cose che fa Stracato, quelle per guardare sottoterra. Aspetta, nella zona sotto casa tua c'erano delle caverne? Sì, c'era una caverna, ma non portava niente perché siamo rimasti nel e non c'erano shank. Torce. E dentro il mattatoio vecchio, hai notato se c'erano torce nuove, blocchi no, nuovi? No, era tutto come l'avevi lasciato te. Sicuro? Lo sai che cosa manca l'appello? Giusto, me l'hanno rinubato! Ma che cavolo dici? Ma allora lo giuro, raga, stava nella mia casetta. Voi l'avete vista la casetta di Houston? Che lei mi aveva detto di fare. E ho fatto la casetta di Houston, sono là, non c'è più! È un po' eccessivo, Alex, sai che te lo sei perso? Ma, non è, ma guarda che è nel nido delle coccole. No, no, io l'ho messo lì là, l'avevo spostato. Aspetta un attimo, vado a vedere. Sei nel nido delle coccole. C'è una trappola. Adesso se scopro che nel nido delle coccole è tutto sporco, ti giuro che... Che schifo! No, no, che schifo, perché mai? Perché sporco? Dai zitto, dov'era il nido? Non me lo ricordo più. E c'è una leva per attivare il nido delle coccole mie di Houston. L'hai nascosto meglio, guarda che porco! Dov'era? Guarda che... È impenetrabile, Alex. Oh, eccolo qua. Dai, andiamo. Ma dove ha aperto? È lì. Ma è vero, non c'è Alex, è vero. Allora, mi hai visto la nuova casetta di Houston? No. Vai a vedere la casetta di Houston. No, chiudi il nido delle coccole che... Sembra un po' una grotta. Ma scusa, mollano un lama e ne prendono un altro, ma si sono fissati. Ma ormai è uno, Allora, io devo dire quello che penso io. Non voglio nessuna conferma perché mi sono arreso. Ormai so che nessuno confesserà perché la posta in gioco è troppo alta. Però
Io penso che il rapitore in netto sia Chico. Ma in netto? Ma perché io devo essere netto? Al massimo voglio essere quello figo. Perché secondo me, no, tu sei netto. E hai smesso di costruire quando l'altro rapitore ti ha iniziato a chiamare in netto. Invece il rapitore schiavo è chiaramente stato paga. Quindi ciò per me non toglie che il rapitore vero, quello più infame, quello che ci ha griffato, che mi vuole uccidere tutte cose, sia Piadina. E che si sia ucciso da solo una volta quando è stato minacciato lui. Per depistare le indagini, per che far capire, insomma, ingiustamente. Allora, infatti io te l'ho detto, sto fatto che Piadina è morto e sembrava troppo forzato, l'avevamo pensato anche noi, col fatto che era stato paga, ma non era stato paga, sembrava che l'aveva successe coperto qualcuno. Quando Piadina era preservato da solo, tra l'altro. E Paga aveva confessato di averlo ucciso, ma sembrava chiaramente che stesse coprendo qualcun altro. Era troppo sospetto in quel momento. Allora Anna, fammi un sondaggio velocemente. Allora, usiamo lo strumento di Strecato, sì o no? Secondo me conviene, eh? Aspetta. Io ho gli attrezzi per farlo, semmai. Ce li ho anch'io. No. Ma facciamo le 5 insieme, almeno guardiamo tutti e 5, dai, cioè, dai. Detti. E poi chi è che ci tira fuori? Rimani anche così lì dentro. Allora tu fammi da bodyguard meglio, che oggi non mi sento abbastanza tampinato. Ok, okay. Ora ti sentirei più protetto, proprio livello protezione 10.000. Ok. Mamma mia, peggio della crema solare. Anch'io pensavo proprio a quella. Bacio tra Lion e Anna. Ma ragazzi, ma ancora. Allora, un po' di privacy, no? Scusate, ma cioè. Cose, cioè, un po' di privacy. Ho capito che siete abituati a quegli influencer che porca miseria, ci manca poco che Eccessivo. Che su Instagram fanno anche il sessone, però. No! Sto scherzando. Però, non ho finito niente. Insomma, dai, non è che tutti devono esprimere le proprie. Come si dice? Passioni così. Online. Qualcosa possiamo mantenerlo privato, insomma. Se volete, bacio Chico. L'ascoltimento, ok, sono scosso, basta. Aspetta, che vengo io. Allora, prima di tutto non dire così, perché so benissimo che sotto sotto. Guarda, infatti stai arrivando, guarda che umile che sei. Chissà dov'è Chico Tobio, andiamo a baciarlo, vai. Con il 99% votano di usare lo strumento. 99. L'ho visto anch'io, Alex. Visto? L'ho visto anch'io. Ha scarpinato il grano. Alex, via, lo scarpino ogni giorno. Se ci avessi il mio arco, lo farei anch'io questa cosa qua. Ma non ce l'hai. Non l'avrei più. Rubato, vabbè, ce l'hai. Rubato? Rubato? Ancora, sta cura è stata mossa anche ieri, Dai, prepara un marchingegno al volo qui. Sì. Ma siamo vicini a casa tua. Attento, attentissimo. Alex, ti volevo uccidere. Basta, adesso si mette. Brava! Mi hai dato una spadata. Gold! Era assolutamente per punire Alex, che non so se hai visto, ma ti voleva buttare giù qua. Almeno Alex, mi spadata. Volevi buttare giù, pezzo ma di merda. Ma non ti volevo buttare giù. Ho visto. Non ti è vero. Ti ha scavato sotto i piedi, era palese, era palesissimo. Stai attento che magari poi non ti riapre. Vai, ci sono io, ok. Si può fare questa cosa. Aspetta, come si fa sta cosa? No, c'è la trappola veramente. Oh, attenzione. Vedi che era effettivamente pericoloso. Basta, attentato. Dai, ho visto che stavi per morire. Volevo finire il lavoro. Vai nel buchetto. Ok, aspetta. Oh, aspetta. Ok, ci sto. Ok. Vai, ficcami. Allora, non si vede molto perché sotto è buio, purtroppo. Guardate, dunque, lì sono sicuro che ci sono stati tanti di quegli Enderman che hanno scagato dappertutto. Che ragazzi, veramente. Sono degli infami, lascia perdere. Ma io sto guardando la live, ma non sei, non sta funzionando. Non sei funzionante. Allora, vedi questa che parte si blocchi. Ma perché aspetta. Allora, perché sei proprio sì, sotto. Però raga, dungeon. Non è che serve tantissimo sta cosa, perché se io zoomo, ma è top. Abbiamo sbagliato nulla. Posto, fidati, no, infatti, perché c'è la fissure, capito? Fatene un altro qui in fondo, se no è impossibile. Bisogna spostarsi perché Anna, poi c'è, di che non riesci a mangiare tranquillamente durante le live, no, cioè no, la bocca infatti, piena. Lascia sta che mi stava strozza pure per una volta che porca miseria. Guarda. Vieni Alex, spostiamoci di brutto. Facciamo andiamo un'altra. Andiamo più vicini a casa ma non tua. Ma abbiamo una vicina al tribunale, tipo? No, l'ho spostata perché doveva la voleva. Che schifo! Non ti che schifo, Fred. Qui, dai, qui va bene. Qui. Qui? No, qui? Sì. Oh, ti muovi! Sì, non capisco se dico qui o dico non qui e dopo non qui e dopo mi No, picchi. No, basta qui, basta, non ti troppi. Ok, attivate la leva! Ok, sono so... No, non vedo nulla! No, raga, ma è uno scam!
Ma l'hanno rotto. Alex, sei scappato di brutto. No, Alex ha messo la appiccicosa che ti si appiccica. Si è appiccicato come Alex, possibile. Toglimi, Alex. Mio Dio, non è possibile. Ma perché qua c'è guarda tipo cosa hai fatto, fondo. Brutto strombolo. Guarda perché cosa hai fatto. Fondo. Ecco. Non c'era abbastanza terra, non è colpa mia. Come il tuo doppio mento. Fallo qua sotto, allora. Porco. Qua sotto. Porco. Possiamo scusami. Tornare nella zona cosa iniziale? No, aspetta, cosa ha detto? Cosa ha detto? Aspetta, scusami. Scusami. Io ho sentito malissimo. Anche ho sentito quella cosa. Davvero? No, sì, non si può dire. Non commento, può dire. Non commento. Però mangerò. Nel frattempo Cico parla. Ok, adesso vi farò un recap di perché Alex fa schifo. Allora, le ragioni sono molteplici. Prendete carta e penna. Carta allora, penna. Vi serve un quaderno a fogli di quelli da disegno, quelli cartoncino. Ok, ve ne servono 20. Allora. Ah, che schifo, questo sushi aveva un pezzo di coda di gambero dentro. Dai, che schifo, l'ho dovuto sputare. No, dai, questa cosa no, però. No. No, il coda di gambero non si mangia. Ma è capitato anche a me, bruttissimo. Breve. Ma lo sai che secondo me si rompe perché Alex fa sta cosa? Ma invece no, di farti abbassare con la zitti, funziona, zitti! Vostre mamme. Vedete? Allora. Funziona. Allora, si vedono un sacco di robe. Dunque, casa di Alex dov'è? È che dove stai guardando tu? Perché lei, quello è il coso, come si chiama? Il mattatoio sotto casa mia. Però guarda che gran parte del mattatoio è fuori il chunk. Quindi non dovresti guardarlo. Guardate, perché sotto. Sto cercando di capire che cosa sono le cose. Allora, di là c'è una roba. Cos'è quella? Allora, cioè, tutta la roba con la Prismarine sono tutti mattatoi o roba del genere. Ok. Dove stai guardando? Non capisco. Non sa che quella che stai guardando tu è dove c'è tipo lo slime block e quella dove c'era Cremino prima, ti ricordi? Comunque il rapitore è ancora online, signori, è ancora online. Ho fatto appena adesso tab. Cioè, proprio prende in giro, questo sta così. Allora, di là c'è tutta una zona matatoria, suppongo. Però non ricordo esattamente qual è. Forse, vabbè, comunque è un matatoio. Di là c'è un'altra zona matatoria, mi pare. Sotto casa di Alex, invece, c'è quella fissure con gli Enderman che abbiamo visto prima. Maiale lo devo uccidere. Verrò processato oggi, ragazzi, mi rendo conto, però voi continuate lo stesso a sabbarvi perché il maiale rimarrà comunque nel mio stomaco perché ho preso il suo sedilino. Ok. Così. Ok, va bene. Poi di là invece dovrebbe esserci casa di Strecatto, giusto di fronte a me da quella parte. Dove stai guardando? Mi sembra che stai guardando giusto. A me pare di vedere lontano una scala ripida che non no, mi risulta. No, quella è la zona dei rimasugli comunque. Quella sì, è la guardi perché dei c'è rimasugli. La coltivazione. E guarda vedi? Al contrario, vai al contrario. Di qua? No, ancora di più. Di qua proprio c'è qualcosa. Proprio dal lato opposto. Qua? Non c'è niente, non vedo niente di qua. Cioè c'è roba ma non la vedo. Allora, c'è guarda la fissura di sopra, guarda sopra, guarda sì. Il mio nome. Guarda sì. Verso questa direzione in basso. No, non vedo, aspetta. Ok, vai, guarda, fai. Qui, vedi? Guardo verso di te, sto guardando verso di te. Non vedo sotto, perché c'è la fissura. Lì sotto è casa di... niente. Non dobbiamo vedo. Spostare il macchingegno. Ok. Allora, dobbiamo andare ancora oltre la fissure. Quindi, praticamente... Qui. Va bene qua, guarda. Il posto perfetto è questo, fidati. È dinanzi al pappagallo. Perché ho detto... dove c'è il pappagallo? Ok, andiamo dinanzi al pappagallo. Arrivo! Perché ho detto? Ma scusa, ma alla fine Piadina ti ha più risposto? Adesso guardo. Perché guarda che è misteriosa sta cosa. Non mi ha risposto. Cosa ti ha detto? Giuro. Nulla, non mi ha risposto. Non mi ha risposto. Richiamo. No, qui. Dove vai? Qui. Qui. Qua, ma qui. Perché io. Oh, ma vedi? Mi fate parlare. Scusa. Oh, ho un mezzo ricordo che forse, ma non mi ricordo, mo non vorrei stargli a trovare una scusa io. Però ho un mezzo ricordo che forse aveva detto che oggi festeggiava il compleanno. Allora, questa cosa non la so. Io so solo che oggi pomeriggio ha detto: vabbè, raga, a domani. Qui. Ma... Dai, indietro, l'ho già preparato. Guarda, io non mi ricordo niente. Poi, se non è così, è lui che è online col rapitore, senza alcun dubbio, raga. Mancano 2 minuti. Oh no. Oh no. Vabbè, ma lì sotto non morirai, no? Quando mancano 2 minuti alle 8. Tanto io non muoio. Lì sotto. Io non muoio. Se stai lì dentro, non ti può succedere niente. Allora, mettiti qui, bravo. Ok, aspetta. Dai, non ce la puoi fare. Ok, aspetta. No. Ok. In sì. Zip, ok. Allora, da qui dove devo guardare però? Allora, qui dove guardo, guardami. Qua c'è casa di Alex. Guarda, aspetta sotto, che forse ho visto. Aspetta. Hai visto qualche casa? No. Qui c'è il fiume, porca miseria che dà fastidio. Ragazzi, sta tecnica secondo me non serve a un cacchio, ve lo dico. Cioè, si vedono poche cose, cioè non si vede nulla, si vedono alcune caverne. È una scorciatoia che tecnica. Questa non va bene, cioè la cosa più giusta è scavare sotto casa.
Sì, perché così guarda che, allora, parliamoci chiaro. In quest'area, per esempio, non è possibile che ci sia solo questo cunicolo di caverna e poi quella e basta. Sicuramente ci sono altre caverne, ma noi non le vediamo perché non caricano. Secondo me non serve a niente sta tecnica, eh. E allora come facciamo? Cioè, dai, togli, andiamo a scavare uscire. A caso. Sì. E poi oltretutto noi ne abbiamo prese in esame solamente 4 o 5. Tieni il pistone, Alex, ma anche ce questa. Ne sono molte di più, tipo casa allora mia che è molto più lontana. Allora proviamo l'altra casa che era stata vuota. Sono le 8, attenzione, cold. Sono super qua, super presente. Sono silenzioso ma letale. Appena uno si avvicina, bam, lì. Un assassino, sono ragazzi. Contento. Mamma mia. Sono le 8, attenzione. Ok, io allora ho paura per te. Facciamo un altro sondaggio. Abbiamo visto casa di Cico e non c'era nulla. Casa di Alex non c'era nulla. Voi dite che non c'era nulla. Ravager Munix. Grazie Munix di questo Ravager. Però non basterà sicuramente a uccidermi. Un altro? Vabbè, Cico. Oh, no, grazie svegli, anche di questo Ravager, ma sicuramente non basteranno due Ravager. Non mi uccidete che sto facendo il sondaggio, vi prego. Tranquilla. Una freccia è andata però, Anna. È partita vabbè, la freccia. Niente. Ah, oh, meno male che l'altra è partita. Ma... Oh, un altro. Un altro Zoe. Zoe VGF. Raga, allora, vi risparmio tempo. Cioè, a Ravager, se siamo tutti insieme, non mi potete uccidere. Se sono da solo e me ne mettete tipo 10 quando sto mangiando, forse avete una possibilità. Però no, da solo insieme. No, distorsi voi, non diglielo. Potrei svenire. Vabbè, stavamo dicendo. Che case hai messo? Sì, allora, mettiamo. Non, allora, prima abbiamo messo la tua. Sì. Che abbiamo controllato sotto la ziggurat. No, sotto la ziggurat non abbiamo controllato. Ma io non l'abbiamo cercato. No, comunque metti Lion, Anna e Cold. E Cold, okay. Secondo me potrebbe essere sotto una delle nostre case egli. Tra l'altro è ancora per forza, online. Solo quelle. Lui è ancora online, guardalo fiero lì. Raga, dai, io... Dai, WGF è in raffica. No, no, mi ha di brutto. Io, raga, ve lo dico. Il bodyguard non sta bodyguardando niente. Il bodyguard invece ha bodyguardato. Gli siamo lontani. Il bodyguard è un bravo. Silenzio, per favore. Sì. Io ve lo dico. Ma se entro. Ma posso parlare io, Anna? Scusa, cioè, cosa dici? L'ho chiesto tre volte. Tre volte ho chiesto di poter parlare. E tu hai continuato. Io una cosa, te. Sì, una cosa hai detto mentre parlavo io. Adesso non parlo più. No, continua. Stavi dicendo una cosa che sicuramente era proprio. Eravamo cambiava la situazione, infatti. Anna, sto aspettando le tue scuse. Chiedo umilmente perdono. Stasera sto facendo proprio schifo. Chiedo scusa. Pensa a te. Il tuo compleanno è diventata vecchia. Tutto a un tratto. Così, no, eh. No, non devi dirglielo. Cioè, ma è no, vero, ma così. No, è vero, ha ragione. È vero, perché è vero, i compleanni ti fanno invecchiare. Cioè, se tu non fai gli anni, se tu non compissi gli anni, non facessi la festa e non avessi nessun compleanno, non invecchieresti mai. Sono i compleanni. La festa che... mica l'ho fatta. Allora. Sì? Allora. Stare con noi è una festa, innanzitutto. Primo. Secondo, hai ricevuto i regali. Poi hai ricevuto la cena buona. Adesso io ti brucio tutto. Tutti i regali. Anche la cena. Li regaliamo. Cena, sì. Li regaliamo ai bambini che sono più grati di te. Anche la tua stanzetta. Tu te ne torni con i bambini. No, Con sì, perché non meriti nulla. Perché sei stata capace di rompere le palle, raspare. Pure adesso in live. Adesso regaliamo tutto ai bambini e a te la stanzetta vecchia con mobili rotti. Ma ecco. Vabbè, rotti, c'è più spazio poi. Ma sono tipo strafega rotti. Bene, li ho rotti io, raga, sono strafiero. L'armadio l'ho tagliato a metà. Ma mi ci sono aggrappato di brutto. Ralph spacca lì, tutto. Col martello, la motosega. Ma che martello, col seghetto, stava lì a fa bro. Oddio, che bello. Vabbè. Dunque, cosa sta... Ah sì, il sondaggio. Casa di Lion ha vinto, eh. Ok, sì. Allora, vi do dei punti di accesso. Dunque, allora, Alex, aspetta, qui sono già delle parti scavate, se ti ricordi, però. Fermo, tua madre in barca. Oh, Alex è partito di brutto. Adesso no, Cico, allora prendi sto arco, brucialo. Ah, guarda. No! Mettiti in posizione e non raschiare mai più le mie palle. Anna, vieni. Aspetta, arrivo. No, okay, lo meriti, Alex, eh. Se facevi da bravo te lo ridavo. Non hai fatto da bravo. Un quarto, vabbè, tanto. Cos'è che ha detto? Ha detto che ne farà un quarto. Anna qui. Ho capito che è squarto. Esatto. Cold, vieni. Arrivo. Tu scaverai qui. Ok, va benissimo. Strevi, cosa stai facendo? Ma ti devo bruciare le cose. Punto. No, vabbè, scusa. Ok. Strevi, vieni con dove me. Dove scavo? Tu scaverai qui. Va benissimo. Ok. Cico, vieni. Faccio un po' dietro di te. Il tuo luogo di scavamento sarà qui. Il mio preferito, sto luogo qua.
da queste parti. E invece io scaverò da questa parte solitario. Ok, adesso siamo pronti a scendere. Pronti? Sì. Via, scendete. Ma chi è che è scorreggiato? Stiamo scendendo. Ma raga, chi qualcuno è scorreggiato? Ho sentito io. Ma a me sembrava tipo un aspirapolvere. Ma qualcuno ha un aspirapolvere? Cold? No, no, non è possibile. Non è possibile. Non stanno aspirando polvere in casa tua? Ah, no, 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 no. Allora, una aspirapolvere è ben diversa da una scorreggia. Ok, allora ragazzi, scenderemo a livello bedrock. Se qualcuno di voi incontra caverne o qualcosa, lo dica, eh. Io ho appena incontrato una caverna. È piena di creeper, attenti. Sei da solo, Cold. Lo so, però. Oh, aspetta, ho trovato la lava. Sono nella lava. No, io ci muoio. No, posso perdere. Ho trovato tutte le cose mie, però. Cos'è stato? Ho sentito esplosioni. Scendete. Ho scoppiato tutto. Scendete. Oh, non mi rompete. Non mi rompete la zigura. Non sto trovando niente. Mi sento un po' inutile. Allora, io sono a livello bedrock. Voi dove siete? Stavo scendendo. Più o meno. Io sto accanto a te, Lion. Mi vedi il mio nome? Vedo il tuo nome, Alex Nauz. Vedo il tuo nome. Sotto di me c'è la lava. Ok, sono contento. Io sono contento. A bedrock e non ho trovato niente. Niente di niente proprio. Ok, neanche io. Io vedo solo i vostri nomi. Allora, fatemi guardare. Alex è là. Di là c'è Stray, mi pare. Sì. Poi, di là dovrebbe esserci Cico, che lo vedo scendere. Ecco, sì, sono io questo. E basta, a me non mi pare di vedere nessun altro qua intorno, quindi boh. A me, non mi vedi? Io ti vedo a te. Sarai quella là in fondo, suppongo. Sì, okay. Questa che salta. Allora, proviamo a risalire un po', tipo 20 blocchi così verso l'alto, e riapriamo un tunnel, dobbiamo arrivare sotto la ziggurat praticamente, ok? Va benissimo. Ci siamo. Ma io mi sono perso. È molto difficile orientarsi qua sotto. Possiamo riprovare a fare un'altra volta il bug di streccato per vedere sottoterra. Ma quindi andiamo a zigzag scavando? Oh! Che hai visto? Il nome! Tutti. No! Dove? Cosa ha fatto? Dove? Ha slogato. Era qua. Avete visto tutti? Chat, si è visto? Anch'io. Abbiamo la clip. Qualcuno può fare la clip? No, la posso fare io. Aspetta. Era qua. Era in questa caverna. Sono sicuro. Fermi. Era qua. Se scavi davanti lo vedi. Ma adesso lui non rilogherà mai più. Perché noi l'abbiamo beccato. Qua dove sei però tu, però qua. Non doveva slogare. Aveva detto che se lo trovavamo, dai, restava. Te l'avevo detto che non c'era da fidarsi. Ma ti pare? Cioè, sono disgraziato. No. Santa Maria Zoe, non è il momento. Porca miseria. Eccomi. Cioè, eccomi, certe aiuto. Volte però, voi pure chat avete i momenti sbagliati. Non era il momento giusto per questo Ravager che mi ha fatto perdere 3 anni di vita di paura. Era qui, non c'è niente però. Secondo me questo era un troll. Questo si è messo qui, ma in realtà lui non era qui, perché qui non c'è niente. Ma l'avevo trovato, no? In teoria. Allora facciamo così. Scaviamo l'area in modo da vedere se ci sono cunicoli nascosti. Ma qualcosa c'è da stare, no? Tipo un barile, allora, un qui libro. C'è un pozzo con la lava, se vedi qua. Allora, apriamo tutto qua, tutto quanto, ma largo, però tanto siamo sottoterra, chi se ne frega se rompiamo tutto, non importa. Oh, comunque ho fatto la clip e si vede benissimo che è lì. No, ma è proprio dove sei adesso. Me la puoi passare? Sì. Ecco qua. Allarghiamo meglio, che magari io non sono sicuro che qualche cosa ci deve essere per forza, un barile, un... Poi c'è anche... la interrotta. Cos'hai visto? C'è una scala interrotta, poi non so dove porti. Questa porta nella zigura, la miniera di Lion. Ti ho mandato la clip. Ah, quindi praticamente siamo finiti nella miniera tua. E lui è sceso dalla miniera mia, aspettate che apro la clip. Lui è passato da lì, infatti. Lui è passato dalla miniera mia, perché era 3 blocchi quindi di distanza. Quindi mentre noi eravamo sotto, lui è arrivato da sopra. Sì, Cico, ma come me l'hai... hai fatto la clip da Twitch, ok? Sì. Hai fatto bene. Sì, si vede bene, ragazzi, si vede bene. L'avevi proprio davanti. Ma tu pensi che era proprio qui? Perché secondo... cioè, forse era più spostato. No, era lì, era proprio. Continuate a due passi. Allargare. Anche di... allargate ancora, ma più in alto. Vai, stiamo scavando. In alto, proviamo. E io vado un attimo a vedere qua sotto. Qua penso che questo pezzetto di scala l'abbiamo tolto. Qui c'è un piccolo problema. Allora, cosa questi succede? Tunnel, alcuni sono completamente... uno è aperto. Ma non mi ricordo se l'ho lasciato io così. Altri sono chiusi, però sono stati richiusi anche. Perché io mi ricordo che qua avevo scavato di più. Sono di stati così. Chiusi con la cobblestone? No, sono stati chiusi con la stone. Però mi sa che l'avevo chiusi io. Un silk touch. Un periodo avevo un piccone di silk touch, quindi usavo la stone. E mi sa che io questi... vorrei dare un'idea. Forse è stupida. Se proviamo a fare quella cosa che dice Strecatto per vedere sottoterra, se c'è una stanza tipo segreta. Ma dici di farlo sottoterra? Ma non funziona è bene. Abbiamo visto che funziona quando gli pare a lui. Ma con coraggio, in teoria, sì, no?
vicino? Eh no, ci proviamo? No, perché a fianco a me non mi faceva vedere. Io avevo a fianco. No, infatti a fianco proprio non ti faceva, non ti faceva vedere. Avevo nulla. A fianco una caverna prima, ma non me la faceva vedere. Dobbiamo continuiamo ad aprire. La mano. Allora, apriamo regolare, però, no a cazzo di cane così come un state cubo, facendo, ma scusate. Un cubo, no? Eh sì, però bello, pulito, perché sennò ci possiamo perdere ma qualcosa. C'è qualcuno che scava 3, 2, boh. Qua c'è della cobblestone, non so chi l'ha messa, eh. Vedi? No, però qua ci sono delle tracce di passaggio. Secondo me lui è entrato da lì, però ci sta non rientra. Ha ricoperto poi, le tracce, cioè. Facciamo una cosa. Erano stravicini, perché è uscito? Ma possiamo fare una cosa? Ma tanto è slogato qui, no? Possiamo chiuderlo? Facciamo una gabbia qua, chiusa. Di come si chiama? Di ossidiana. E tu lo senti che c'abbia un piccone in diamante? Che ne so, riempiamo d'acqua. Ma non si poteva fare un beacon che, che ti dava meaning fatigue? No, non si può. Mi sa che non si può. Il col beacon è solo il guardiano che effetti lo positivi, fa. Infatti. E non possiamo, possiamo portare un guardiano. Sì, sì. E lui l'ha già fatto, possiamo prenderlo. Come facciamo? Dall'oceano, esatto. Possiamo provarci? Sarebbe un ottimo. Chat, che dite? Secondo me potrebbe richiedere un po' di lavoro, ma potrebbe funzionare. Cioè, lo riusciamo a intrappolare. Abbiamo fatto jackpot. Qua ho trovato un tunnel, eh. Questo qua è un tunnel suo, sicuro. Fa vedere? No, quello lì è il mio, ci sono arrivato io da lì. Sei sicuro? Sì, sì, l'ho fatto io. Ma uno anche lui l'ha usato dei tunnel, per forza. Oppure ha usato il tuo e poi ha coperto. No, secondo tutto. Me ha usato, esatto. Non è arrivato alla mini. Allora, la chat dice di sì, eh. Chat, Cara sta dando le pizze alla porta più forti della sua vita. Dicono di sì, facciamo questa cosa qui. Allora, dobbiamo dividerci. Dunque, ci serve il guardian da portare coi portali, giusto, Stre? Difficile. Sì, con i portali, non me ne intendo benissimo, però, cioè, si farà così sicuramente. Ok, abbiamo... Io l'ossidiana, ho due stacchi di ossidiana. Ok, ok, allora, se è già l'ossidiana, partiamo avvantaggiati. Io vado a prenderla subito. Io ne ho 18 blocchi, qualcosina, oggi non c'ho niente di niente, manco il piccone. Allora, dobbiamo fare... Dammi l'ossidiana, Anna. Non sono 18, è poco. Va bene. Però, allora, un basta. Contorno adesso. Se io devo fare un portale qui, giusto, Stre? Cioè, sì, ha senso. È abbastanza grande, però. Perché è grande? No, perché deve passarci lui. Vabbè, ma non è. Normali, non dai. Ci passa per il. Ma il guardiano è grande. No, guarda che non è così grande, ci passa un... Ah, ma il guardian quello grosso. È più grosso del Ravaggio. No, questo qua è lo stesso che ti aveva provato. Oh, è vero! Attenti! È Choco Car! No, supremo, è arrivato. No, sono arrivato, spam. Stanno arrivando! Aiutino! Sei anche chiuso lì alla fine. Aiutino! Hai la lava dietro, vieni qua, Perché? C'è finito, Dai, c'è finito. Grazie. Ok, se mi chiudevi sotto, però che rischio. No, infatti avevo avuto paura. Choco Car, attenzione. Lion sbocca. Ragazzo, nel pozzo insieme a me. Mi sono impozzato con i cosi. Meno male che ho l'armatura di netherite. Attenti, non voglio spadarvi. Guido. Non spadateci. Non spadiamoci. No, sono tantissimi. Io spado dall'alto, Ma nell'alto ce n'è altri perché qua sono io con... No, sono finiti, sono qua, stanno. Sono io con un 3 e 4, No, ce ne sono attenzione, altri. Uno qui nell'angolino. Sono forse ultimi? No, ce n'è ancora, ragazzi. Ce n'è un altro, no. Ce n'è no, ancora. Il bodyguard è morto. Cold, l'hai fatto pla. Il bodyguard è dato, ma è morto. No, l'hai fatto pla di brutto. Lion, sali, no, aspetta. Ce n'è un altro. No, moriremo sicuramente. Se tu non risali, io non posso rientrare. Anna, vai, sono risalito. Ok. No, mi spawnano ancora dietro a me, però. No. Arrivo da te, Lion, aspetta. No, ragazzi, ce n'è ancora. È sempre Choco Car, Choco Car, sei l'alleato del rapitore. Cioè, ma tu ti rendi conto della strada che hai scelto? Basta. Ripensaci, Choco Car. Mi sembra che questa scelta che tu hai fatto forse non sia giusta. È una scelta sbagliata. Choco Car, il bene vince sempre. Perché ti stai alleando con il malvagio? No, mannaggia. C'è un altro ancora. No, aiuto, Choco Car. Mi sembra che non stia muovendo un dialogo qui, però. Choco Car. Non ci sta dentro, Choco Car. Le mette e basta. Choco Car, così non andiamo d'accordo, Choco Car. Ok. Dai, sono morti. Sono finiti. Choco Car, rifletti su quello che fai. Sono Cold azioni. È morto di nuovo. Cold, ma che cacchio fai? Ho avuto una certa mania di buttarmi giù da un buco troppo profondo. Vabbè, sei deficiente, dai, ho capito. Fatto veramente allora. Ci ho provato. State buoni che qua dobbiamo finire il portale. Dunque, 1 2 3. Qua così. Dai, così e è alto. Giusto. Dimmi che ti basta. Sì, sì, va bene. Per fortuna. Se vuoi lo posso fare anche un po' più grande, No, ma no, va dovrebbe bene, bastare. Me. Ma ci serve il guardian quello lì grande, giusto? Il capo L'elder, proprio, sì, tipo, sì, si sì. chiama. Sì. E dove lo troviamo? In un tempio, ce ne sono uno. Io non vorrei dire, ma lui ne ha presi tantissimi nei tempi. Ce ne sarà uno abbastanza vicino?
Eh, infatti. Però aspettate, mi pare che in un posto noi l'avevamo tolto alla fine. Mi pare io che ho ricontrollato per vedere se per caso, approfittando di quei momenti di panico, era riloggato. Però no, non è riloggato. L'avevo visto qui. Vabbè, io non avrei visto un accidente. A parte, esatto, eravamo tutti sotto al pozzo, poteva rientrare benissimo. Infatti, con tutto quel disastro. Qualcuno ha l'acciarino per acciarinare qua? Ce l'ho io, accendo. Ok, accendi. Allora, da qui dobbiamo andare fino a un tempio sommerso. Ok, allora scegliamo una direzione, ci mettiamo in volo per cercarlo. Ma qualcuno deve rimanere qui a tutti i momenti. Io faccio la gabbia, no? O l'ossidiana. Ok, ma tu ti ricordi dov'era? Guardando, cioè. No, come faccio? Abbiamo fatto troppo poi. Faccio più o meno così, un quadrato abbastanza grande, dai. Allora, aspetta, dalla clip che hai fatto forse si vedeva? Prova a vedere. Il problema è che adesso noi abbiamo allargato tanto, quindi non riesci più a riconoscere. Più o meno era qua, però. Cioè, era qua sicuro. Ma conto che Lion dalla clip tu eri qua. Esatto, io questo ero qua. Questo è il tuo coso. E io l'ho visto qua, quindi effettivamente guarda. Qua. Falla un po' larga, però comunque qua è. Quest'area qua è. Vabbè, faccio l'inizio a fare da qua. Sì. E allargati anche un po' verso di ma qua. Ma il problema è anche un altro. Lui rompe comunque. Mi servono delle scale. Fa? Qualcuno ha delle ma scale? Ma noi dobbiamo riempire d'acqua. E non conviene salire direttamente con la roccia. Da qui, guarda, da qui. Vieni da qui. Va bene. Allora no, esco così. Comunque non riempiamo con la roccia. Tanto non può rompere, è impossibile. Se ha mining fatiche con l'ossidiana. Ma il Gabbia non muore senza acqua? Ma non lo mettiamo da lui, lo mettiamo fuori, nascosto. Ok. Però lo sarà un lavorone. No! Dai, è successo! No, cosa? Niente, tutto ok, stavo per morire da solo. Ok, tutto bene adesso però. No, va bene. Meno male. Ok, allora, niente, praticamente il piano mi piace. Il problema è che adesso noi a breve dovremo andare su GTA perché le gare di oggi sono belle e sono anche facili. E non vorrei che... Hai pensato a me quando le sceglievi, esatto, vero? Quindi vorrei gustarcele tutte insieme. Quindi iniziate ad aprire, però dobbiamo organizzarci per come fare a non lasciare questo posto qua da solo. Qualcuno deve rimanere loggato. E per non farlo rientrare e Cold, scappare. Perché Cold, esatto, su GTA non viene. È vero, posso rimanere io. Ci vuole un po' di fiducia però, cioè dobbiamo fidarci. Ma senti, gli hai affidato la tua vita. È vero. Cold, allora ti affido di nuovo questo incarico, devi rimanere lì. Se per caso dovesse rientrare Cold, tu devi fare un casino, prova. Ok, devo far proprio che scoppia. Devi urlare. Devi urlare, devi fare tipo la ultra sirena. Esatto, ma proprio pazzo devi essere in quel momento. Sì. Impazzito completamente. Ok, Anna, hai cambiato già categoria? No, ancora no. Ok, cambia. Posso pure cambiare? Categoria. Sì. Ok. Ok.